tutti, ciao, benvenuti di Cigrini in questo nuovissimo episodio su I Pilastri della Terra. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 30 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa siamo stati con Phil. E adesso siamo ancora con Phil. Quindi adesso non ci resta che investigare ragazzi sul cavaliere scomparso di Francis. Ovviamente ci ricordiamo che ci sono rimaste ancora le chiavi di Cuthbert e non ci resta ragazzi che andare in giro a questo punto a chiedere informazioni, dopo che la volta scorsa ci siamo tipo stracagati addosso lì nella cripta perché sembrava un animale strano, ma in verità era soltanto un gufo. Sentiero verso il cimitero. Allora, chi saprà mai qualcosa sul cavaliere scomparso? Possiamo provare a cominciare a chiedere a lui, ragazzi, cioè tanto penso possiamo chiedere informazioni a chiunque di regola. No, a quanto pare no, sta continuando a lamentarsi dei tassi. They're eating us. Gernaldus, come cambiano le cose, no? Possiamo provare ad entrare a casa del priore, vediamo se possiamo provare a chiedere qualcosa a questo tizio totalmente scorbutico, ragazzi. What is it? Can you not see that I'm working? Sì, scusa, io direi chiedi al cavaliere di Francis, siamo venuti qui per questo, ragazzi. Did a knight come to Kingsbridge within the last few weeks? Of course. Even the bishop and the earl were here for the Christmas service. Uh-huh. I held the sermon. Sì, sì, certo. The week before? That week I was not here. Andrew Sacrist and I travelled to Shiring to hire cooks and buy food for our guests. Okay, I see. Quindi non... Niente, non sa niente, ragazzi. Io non gli riferirei delle chiavi. Ce ne andiamo a questo punto e vediamo di andare a ficcanasare da qualche altra parte. Ok, andiamo verso il retro. Possiamo entrare nelle cucine, ragazzi. La volta scorsa non l'avevamo fatto. Eccoci qua. Brother e... Salve. Come va, ragazzo? Ragazzo. Come. Mica tanto. Warm yourself by the oven. Is that sì, certo. Philip? Tell him to warm himself by the oven. Thank you, Brother Cuthbert. State tranquilli, ragazzi. Adesso me la vedo io. Allora, focolare a pietre calde. Possiamo scaldarci le mani, immagino. Wonderful. Okay. I always put some extra stones on the stove to warm up water. Mm-hmm. Put one in your pocket. You'll keep warm. Oh, mio Dio. Oh. Davvero? Mi devo portare una pietra tipo infuocata. Ma sei deficiente. They're hot. Possiamo provare ad usare questo. La stoffa puzza ancora un po' del formaggio, ma possiamo provare ad usarla con la pietra. Ok, così di sicuro non ci bruciamo. E ok, la pietra è ancora calda, perfetta per dare calore nelle fredde giornate d'inverno. Meraviglioso, ragazzi. Nice and warm. And I didn't burn my hands, Milius. Grazie al fazzoletto puzzolente di formaggio. I knew you could do it. Ovvio, ci voleva un genio per farlo, ci voleva Einstein, assolutamente. Allora, utensili da cucina, vediamoli un po'. You keep everything nice and tidy around here, Milius. Meno male, perché già l'igiene. Easy. Non è this che... morning one of my ladles broke. That's never a good sign. Ah no? Everything is falling apart. Minchia, prendete tutto tipo per segni del demonio, non so se vi rendete conto. Pentola dipinta. Ah, era sul tavolo, pensavo in prospettiva fosse davanti ai nostri piedi. Like this around? Boh, perché è sua? It reminds me that we should strive for order and beauty. Uh-huh. I started collecting some seeds and nuts because I wanted to start a new garden. Ah. A good idea. I never got around to collecting more though. If you find some, let me know. Ok. Stai tranquillo, se dovessi trovare dei semi di noce o cose così totalmente a caso, te lo farò sapere. Direi di parlare con lui, ragazzi. Hard at work, as usual, Milius. I have to serve salt fish 6 times a week. Madonna santa. We hear you have fresh fish every day at your cell in the forest. Every other day we even have poultry. No, però, almeno c'è un po' più di varietà. Dio santissimo. You have done wonderful work at St. John's, Philip. Grazie, grazie per la tua considerazione, ma io ti volevo chiedere effettivamente dove li butti quei pesci per we, terra? We, on the other hand, had a week prior for 13 years. May the Lord rest.
rest his soul. A quanto pare sto priore non lo poteva sopportare nessuno. Hard for it, St. John's is wasted here in the mother house. Avete grande considerazione del posto dove state. After the election, the new prior ought to put things right. Sicuro. Remigius, put things right. Adesso mi ride in faccia, tipo. Che dici, Phil? Non sarebbe meglio del priore James allora a sto punto? Scusa. Who would vote for Remigius? He would be no better than Prior James. He is the sub-prior, and he made promises to some of the brothers, like the sacrist. He's mm-hmm. about to burn all the books and documents in the prior's room. Davvero? Including perché? The priory's ledgers. Ma perché? Si è fatto il segno della croce. Regis says James asked for everything to be burnt after his death, except for his Bible. Ma questo l'ha detto lui. What? Ma perché sei lì in fondo? Vieni qua, Without no? The ledgers, stiamo parlando. The priory's finances will be beyond saving. Indaga sul cavaliere, siamo venuti qui per quello, effettivamente. Did you see a knight in Kingsbridge? You mean, aside from the nobles attending the Christmas service? No, I don't remember any knights visiting us. Cioè, non c'è mai arrivato allora, evidentemente. Comunque, non è stato nominato nessun altro? Was no one else nominated? Only Cuthbert. Ah. I refused. I'm too old. Ma no, non sei mai troppo vecchi. No one else dares to follow in Prior James's footsteps. Ma perché avete tutti così paura? Cosa c'è in questo posto di così misterioso? Began talking to the devil. Ah. What? Davvero? One day he started talking to the devil, as if they were standing side by side. Se. Che dici, Mil? Non dire sciocchezze, Mil. Non ci credo, Mil. Nemmeno se lo vedo, Mil. He was bargaining with the devil for his soul, whispering about his sins. Ma questo chi ve l'ha detto? Cioè, l'avete visto coi vostri occhi o ve l'ha detto qualcuno? Vabbè, niente, andiamo via. We'll talk more later. Tutto stranissimo, come sempre, ragazzi, oserei dire. Possiamo parlare anche con lui, direttamente, con Cuthbert. Il punto è, se questo pure ha detto di non aver visto alcun cavaliere, probabilmente non c'è mai arrivato. We were waiting for you. I hope you brought some of that wonderful cheese you make at St. John's. Cavolo, l'ho dato a quel tizio. I gave it to one of your novices. Mi dispiace. Why would you do that? He said it's not doing the Lord's perché work. Perché si è girato e ha fatto quello? E con chi sta parlando? Greedy brother Marcus. You are too trusting, Philip. Lo so, hai ragione, Mil. Hai ragione, Mil. Indaga sul cavaliere Phil. Has there been a knight to Kingsbridge recently? Dai, che te viene in mente, dai. Milius, wasn't there a poor soul found dead before Christmas? I don't know if he was a knight. He was put to rest in the cemetery. The cemetery. That was the right thing to do. Ecco un indizio, ragazzi. Questo è un indizio, eh? Hanno trovato un tizio morto, comunque, e l'hanno sepolto, ovviamente senza indagare. Mi spiace per le mie parole di prima. How I talked to you about the priory earlier. It's just that at St. John's we worked hard to become self-sufficient. We have given so much to Kingsbridge, our mother house. And the priory here is in a horrible state. Questo lo vedrebbe anche un Don't you think cieco. I know that? Sì, però calma. We should be rich. The priory has much land. And collects from many parish churches. Ma che fanno sti soldi allora? But we are in debt. Ma perché? Our novices steal from us, Philip. Ah. Bene, i novizi rubano. The novices are stealing? Yes, someone took my keys. Remigius blames me for losing them. But someone used them to steal food from the cellar more than once. Today I found something missing again. Dovremmo dirglielo, ragazzi, che abbiamo trovato le chiavi, perché queste chiavi aprono vari cancelli e porte, per cui potrebbero risultarci utili. Comunque, in ogni caso sappiamo che possiamo parlare a lui del fatto che le abbiamo trovate, insomma. Poi io direi che adesso usciremo, ci dirigeremo al cimitero per indagare. Chissà se
No, non possiamo più parlare con lui. Come facciamo a indagare, scusa? Non possiamo fare nient'altro, ragazzi, qui nel cimitero. Mi aspettavo che avremmo potuto indagare sulla persona che è stata sepolta, effettivamente. Con lui possiamo ancora parlare, ragazzi, vediamo. Brother Andrew. Se riusciamo a fargli dire qualcosa. Chiedi del cavaliere. Brother Andrew, have you heard about a knight in Kingsbridge? Aside from the ones that visited for Christmas? Sì. No. If there had been an official guest, I would know. And no one stayed at our guest house. Niente. Quindi no, nemmeno lui sa niente. Ma come diavolo è possibile? Forse dovremmo dire a qualcuno delle chiavi, ragazzi. Forse dovremmo parlare con Cuthbert. Parliamo con lui e vediamo se si sblocca qualcosa. Brother Cuthbert. Philip. Ho trovato le tue chiavi. Cuthbert, I believe I found your keys. Uh-huh. Where did you find them? The thief hid them in the cathedral. That is a sacrilege. Mm. Will you report the thief to Remigius, Brother Philip? I will think about it. Non Keep so, them until we know what to do. Ah, ecco. Quindi niente. In ogni caso non è servito a niente. I will leave you to your work. I will leave Beh, allora you forse to non ci resta che andare a segnalare la cosa al nuovo priore, ragazzi. Vediamo un po' cosa succede se gli parliamo di questa cosa. Oh. Riferisci di fratello Marcus, il ladro della chiave. Vediamo cosa succede. Brother Marcus stole Cuthbert's keys. Brother Marcus. Già, ne sapevi qualcosa. I will deal with him. You were right to report. Sicuro. Theft is something we cannot take lightly. Mm-hmm. Ah, è finita così? Sulla denuncia del ladro della chiave. About the keys that were stolen by Brother Marcus. I will deal with him. You were right to report to me. Ok, ma niente, chiedi del demonio, visto che siamo qui. You really believe the devil killed the prior? Some of the brothers do, and I respect their beliefs. Mm. We may never know what happened, and that's that. Secondo me tu ne sai qualcosa, Ok, lasciamo la casa, vediamo se riusciamo ad indagare da qualche altra parte. One eternity later. Ah, proviamo così, ragazzi. Non avevo pensato di interagire con il simboletto del cavaliere su Arnaldus. Sei, has there been a knight Magari sentirci to Kingsbridge? Qualcosa. Meno male che ci ho pensato. A knight? A knight? Yes. Oh, finalmente. He's Qualcuno here. Che sa qualcosa. Right here? Nel senso che l'è sepolto, no? Do you know who he was? How did he die? Brother Paul found him. Where is Paul? Down at the bridge, freezing his walnuts off, I reckon. He talked to him. Perfetto, meno male. Ragazzi, I only put him in the ground. Va bene, comunque grazie per l'informazione. Abbiamo trovato That's un altro. All I ever do. Abbiamo do you have any idea what the knight was doing here? Come fa a saperlo? Probably tried to jump off the end of the world. What do you mean? There is nothing here. Kingsbridge lies at the end of the road. Mm. Quindi? Nobody comes here. Beh, se era qui, un motivo ci dovrà pure essere. Quindi, se avete capito, ho cliccato qui e poi ho portato il simboletto su Arnaldus. Quindi non ci resta che tornare fino al ponte, ragazzi. Ok, eccoci qua. Dove sarà Phil? No, come ha detto che si chiamava Paul. Ah, è lui. Oh, meno male. Sta congelando, prova a non farlo vedere. Troppo freddo per una persona della sua età. Vabbè, in ogni caso parliamogli. Potremmo dargli la pietra se sta congelando. Brother Salve, Paul. Fratello. Philip. Minchia, ti si staccheranno le dita dei piedi tra un po', Oh, Gesù. Gli diamo la pietra calda, ragazzi. Magari così ci parlerà senza remore. Diamogli la pietra prima di tutto. Oh.
Ouch! Oh. Hot stone! Sì. Magari ti terrà calduccio, anche se non è che può fare chissà che miracolo. It's a mercy, Philip. Ok. Thank you. Remigio, adesso parla, vecchio. Or not have you sit here at all. I don't really mind. Winter is bound to end sometime. Ho capito, ma la tua vita finisce prima, mi sa. Into trouble with Remigius. Be careful to answer him. Do not stay silent. Silent? Uh-huh. Nothing makes him angrier than someone who doesn't answer. He becomes weak and defensive. It's not fitting for a sub-prior, let alone prior. Ma tutti sappiamo che non è adatto assolutamente a fare il priore. Chiediamo del cavaliere. Have you heard about a knight in Kingsbridge? A knight? Mm-hmm. Oh, yeah. Oh, oh, yeah. Certo che ti ricordi, dai. Yes. He was just lying by the road, just a mile away from the priory. He must have fallen from his horse. Where is he now? He died. Già lo sappiamo, Phil, che è stato sepolto. We buried him in the cemetery. Did he have a name? Did he say anything? He could not speak, but the look in his eyes told me he was afraid. I held his hand and prayed with him while he died. Poveraccio. Did the knight have anything with him? There was a letter. I gave it to Prior James. Remigius will probably burn it with the rest of James's papers. No. James insisted that all his books and documents shall be burnt after his death, except for his Bible. I heard about this. I think that would be unwise. Sometimes I wonder if it was because of that letter. A few days later, Prior James fell through the ice. Right here, Philip. Maybe I brought a curse. Ma vabbè, te che c'entri? È solo come può una lettera fare del male, effettivamente, scusa. How could a letter bring harm? The word of God brings salvation. But what if the devil took to writing? Ma what Paul! Dai, su, non esagerare, su, via. Ok, il cavaliere di Francis aveva una lettera con sé. Probabilmente è nella casa del priore. Direi di prendere questo indizio, che ovviamente è il nostro nuovo indizio, e dobbiamo adesso impedire che i documenti vengano bruciati, ragazzi. Questo sì che sarà un bel problema, perché Remigius è un antipatico di prima categoria e non so come dovremo effettivamente fare per evitare che appunto questi documenti vengano bruciati, ragazzi. Boh, fatto sta che il cavaliere ha fatto una brutta fine, poveraccio. Dirigiamoci ovviamente direttamente alla casa del priore e vediamo cosa riusciamo a fare, ragazzi. Adesso sbufferà di nuovo. È già tipo la sesta volta che veniamo qui. E re. Not to be disturbed. Sì, lo so, ma io e te dobbiamo parlare. Chiedi di vedere i documenti. Scusa, I would like to ma non credo take che a look at Prior James's documents. And why is that, Brother Philip? Well, our little cell has given much to the mother house. I would like to ensure that all is accounted for. So you do not trust us, Philip? Is that it? The state of this priory. The state of this priory is the concern of the Prior of Kingsbridge. I still would like to see the Prior's documents. They will be burned tonight. I heard about that. It was Prior James's last wish. I'm following his request. But the new Prior will be lost without the ledgers and contracts. After the election, I'll be the new allora sì che siamo nella merda. For now, you are not. Only the chapter meeting can decide on these matters. Of course. Brother Andrew will surely understand why you would go against James's last request. Che cavolo ridi? Il sacrista deve organizzare una riunione capitolare per salvare i documenti del priore James. Quindi ovviamente, ragazzi, non ci ha permesso di guardare questi documenti. A proposito della riunione capitolare. About the chapter meeting. Talk to Brother Andrew.
He will be just as pleased as me to have you around. Sì, so, sono uno scassamicchia. Adesso me ne vado, stai tranquillo. Andiamo via, ragazzi. Non ci resta che andare nella sala capitolare a parlare con fratello Andrew, un altro simpaticone proprio, non vedo l'ora di incontrarlo. Ok, entriamo qui e parliamo con lui. Ecco un altro. Yes, Philip. Sì. I libri del priore. Aspetta, chiedi della lettera del cavaliere di Francis, vediamo se ne sa qualcosa, ma ho i miei dubbi. I'm looking for a document that was in the possession of Prior James. How does that relate to my tasks? Talk to Remigius. Niente. Va bene, i libri del priore non devono essere bruciati, tienilo bene a mente. We can't allow Prior James's books to be burned. That, Philip, was Prior James's wish. Lo so, ma è un desiderio folle. This priory is in debt. And without the ledgers and documents, that will never change. Besides, the wisdom in his books is priceless. It is not up to you to make decisions in this priory, brother Philip. Ovviamente. Noi siamo esterni. Oh merda, cita le scritture, direi di andarci un attimo piano. Do not domineer over those in your charge, but be an example to the flock. 1 Peter chapter 5. Mm-hmm. You are right. You shall argue your case in front of the brothers in a chapter meeting today. Thank you, Brother Andrew. When I'm done here, I will tell all the monks to come to the chapter house. Okay. Would it help if I went and told some? Feel free to do that. But I insist that the choir finishes practicing before we start. They're already behind schedule. Per salvare i documenti del priore James, tutti i fratelli devono partecipare alla riunione. Ok, quindi non ci resta che andarli a chiamare, cioè andare a chiamare quelli che riusciamo a trovare. Proviamo così. We are people of God. There will be a chapter meeting in a few minutes. Oh yes, we will be there. Ok, perfetto. Thank you for letting us know. Figuratevi, ragazzi. Ok, due li abbiamo avvisati. Andiamo di qua e andiamo verso la cucina anche. Avvertiamo anche questi altri due. Lasciar perdere i tuoi pesci. There will be a chapter meeting today. You convinced Andrew? Miracles do happen. Certo, è ovvio. You will be there. Perfetto. You have our support. Ok, quindi stai parlando anche per lui o glielo devo dire lo stesso? Vabbè, io glielo dico lo stesso, non si sa mai. There will be a chapter meeting today. Excellent. I can't wait to see you and Remigius quarrel. Ovviamente voi verrete soltanto per vedere quello. Don't worry. We are on your side. Grazie, vecchio, grazie. Cut. Ti voglio bene, cut. Adesso usciamo. Andiamo verso il retro e vediamo se possiamo avvisare anche lui della riunione capitolare. Caro fratello Arnaldus. There's a chapter meeting today. Today? Sì. I'll be there. Perfetto, anche lui l'abbiamo avvisato. Miss that. Avvisiamo anche questi due imbecilli. Waste of time. Ah no, non vale la pena quindi. Non ci resta che andare nella cattedrale, ragazzi. Il punto è che questi dovrebbero finire di esercitarsi con le prove del coro, come ha detto giustamente l'altro frate. Io comunque li avviso. Brother Andrew has arranged a meeting. Yes. Please go ahead, we will be there in a few minutes. Ok, perfetto. E avviserò anche mio fratello, boh, così totalmente a caso, visto che c'è. The sacrist agreed to a meeting today. That way I might be able to get the letter you were looking for. Perfetto. Good thinking, Philip. I will attend, of course. Ok, grande. Vabbè, direi che abbiamo avvisato tutti, mi auguro, no? The choir has finished singing. Ah, the cantor, perfetto. Should find time now. Are you ready for the chapter? Certo, meeting, certo, prontissimo. Philip? Non vedo l'ora. To take care of no, 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 sono prontissimo. The meeting could take a long time. Mizzica, addirittura molto tempo. La riunione capitolare è più importante. The chapter meeting is more important. Ok, ragazzi, ci siamo all'arrembaggio. Forza e coraggio, non ci fermerà niente e nessuno.
Cari frati, benvenuti, benvenuti in questo nuovissimo incontro. Io mi chiamo Phil e sono venuto qui per discutere. And this is why Prior James's wish must not be honored. Kingsbridge Priory would be beyond saving without financial records. I think we have all understood the reason for your concern, Brother Philip. But before we come to a decision, let us hear other voices of concern. Perfetto. I would like to know why you would doubt the wisdom in Prior James's decision. Ma scusami. Maybe you didn't know him as well as we did, Philip. Cioè, ragazzi, I can say I knew him well. Insisti sul fatto che conoscevi bene James. So did you know him? I knew him well, and I know he would agree with me. Philip, you are going too far. I will tell brothers. Let's hear what he has to say. Calmatevi, ragazzi, che non capisco niente. Hear him out, brothers. I was stubborn as well, but he made me see it. Grazie, Andrew, per l'appoggio. Easy thing to do. Here he is. I owe James much. He was the one who asked me to take care of St. John in the Forest. One of the most prosperous cells in all of Shiring, if not England. Grazie. It was a wise decision then. But his last wish was not. No. Well, was it? What are you waiting for? Sostieni che camminare sul ghiaccio non sia stato saggio. Answer me. Scusa, eh. Is walking on thin ice wise? Who does he think he is? May the Lord forgive him. He knows not what he is saying. No. I have taken offense to Philip's words myself today. Sometimes Brother Philip ought to temper his words. Oh, ma tu mi hai detto che eri dalla mia parte. Ah, meno male. Grazie. Yes. Philip asked us a question. Was it wise to walk out onto the ice? Certo che no. Scusa. God was testing Prior James. Eh? In che senso? I say the devil chased him. Do you doubt that? Sì. Do you doubt come? That, Philip? Dio sta mettendo tutti alla prova. I know because Prior James confided in me. If the Lord tested James, then he is testing all of us. I trust the Lord, so did James, and so should all of you. He was misguided when he walked onto the ice that night, as he was misguided in his last wish. Yeah. Whatever or whoever misguided him. Maybe it wasn't the devil. We've never seen him. The novices would be better advised not to speak up. Scusami. Philip is a good man. He was the only one to say I should have a fire. But did he do anything besides talk? E che cosa vuoi fare? He brought me a hot stone. That's our Philip. Very well, Philip. But why don't you tell us the real reason you have come before us? You not only came to save these books. Per trovare books, una lettera. You have another con la verità. No, mi aveva detto di non dirlo. My brother is. Yes, I reminded my brother that Kingsbridge can use help. Mi aveva detto di non dire. Look niente. Around you. This priory is in a sorry state. Please vote to save the prior's documents from the fire. Scusa, friend. It's the only way to help this priory. I say we leave the decision not up to a vote, but to Remigius. Vabbè. That is against the rules. No, dovremmo votare tutti, scusa. Is it? He will be our new prior in a few days. Cuthbert declined, do you not remember? I remember well. And I say no one in Kingsbridge is better suited for prior than Remigius. Well, thank you, brother. That's true. Hear, hear. I wonder why Cuthbert declined. Surely not. Niente, ragazzi, si è fatto giorno intanto qua. There is someone not from our priory. Someone better suited.
I nominate Philip of Gwynedd to be the new prior of Kingsbridge. Whoa. I agree with that. That's why you're here. Excellent choice. No. What about Remedios? That's surprising. Great idea. Philip. Chi altro vota per me? Brother Philip, do you accept the nomination? Ma a questo punto io direi di sì, assolutamente. Ok, non possiamo decidere. Okay, thank you for your kind offer, but we would not want to impose on you, Brother Remedios. Oh, but I insist. I will help you. No, you really must not. We will see you later. Thank you. Via. Ok, voleva ficcanasare. We don't have much time. Evening mass will begin soon. Ok, quindi stiamo Should cercando I la... Should I not have accepted the nomination? You've never been good at saying no. And Milius is right. Oh. Kingsbridge needs you. Mizzica. What about St. John's? Infatti. I will ride there tomorrow. I will let them know you will be staying in Kingsbridge for a few days. Okay, grazie fratello. Thanks to you, these documents and books will not be burned. E vai, missione compiuta. Now we have to find that letter. Vabbè, il tizio... You truly think the letter can help prevent a war? If the message says what I think it says, then yes, I do. Ok. Rivalità per il trono, punti di Francis. Vabbè, io questa adesso now, non lo leggo, ragazzi. Let us look for the letter. Perché sono comunque accenni storici, ovviamente. Ci occuperemo di questo nuovo indizio la prossima volta. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Un budoscio a tutti, ragazzi. Ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!